Ehi tu, vuoi rimanere sempre aggiornato sui video di questo canale? Beh, allora premi la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E se desideri contenuti esclusivi, passa anche da Instagram e da Facebook che trovi in descrizione. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo 29esimo episodio di Pokémon Insurgence Randomizer Nuzlocke. Ragazzi, nello scorso episodio siamo giunti a Selen City, questa città con le cose antiche e tutto bello, nonché città di Trainertia, e abbiamo scoperto che Diana, ossia la Cubalestra che adesso sto per andare ad affrontare, è la sorella della cultista, o meglio, del capo dei cultisti di Darkrai, che ha cercato di costringerla a rivelare la zona dove si trova Darkrai, cosa che Diana forse evidentemente non sa. Detto ciò ragazzi, vi invito a lasciare come al solito un bel mi piace. Nello scorso video io avevo detto di lasciare dislike, ma ero ironico, avete lasciato 20 dislike. Io non volevo grazie comunque, perché vi fidate sempre di quello che dico. Mua, vi voglio bene, vi ho raggiunto 20 dislike. Penso che sia il video tipo gameplay con più dislike sul mio canale. Comunque ragazzi, vi invito per l'appunto a lasciare un bel mi piace ragazzi e un commento rispondendo alla canonica di DG. Che cazzo è sta roba? Che cazzo? Allora che io proseguo, io vado avanti e poi cosa succederà un altro discorso, un altro Danspers. Già nello scorso episodio il cultista di Darkrai ci ha voluto aprire il culetto con Danspers, non c'è riuscito e io sto andando in asfissia. Perché urlo? Io non capisco perché devo urlare, signori. Purtroppo io ho la voce alta. Chiedetelo a chi... Perché uno che non gioca alla sesta gen dei tempi della Wonderlock sul canale, giustamente non si ricorda come funziona un Aegisless. Ok, perfetto. Allora, io sinceramente non so quello che devo fare. Io, nel dubbio, affronto tutti gli allenatori. Tra l'altro sì, raga, prima o poi taglierò i capelli perché veramente sono impresentabile. Grazie. È stato più uccellaccio del malaugurio di merda. Questa cosa si chiama Millie. Cioè, nel senso che quando va fa tipo 7 milli. Cioè, poi fai i centi, no? Cioè, i centi. Ecco, muori che è meglio, muori che è meglio. Comunque non penso di aver allenato il team, e se l'ho fatto non mi ricordo. Nel caso confrontate i livelli, però non mi pare sinceramente. Tra l'altro noto con piacere che tipo sto salendo pochissimo di livello, sta cosa non riesco a capirla. Cioè proprio della serie che non so se è Moltres che guadagna pochi punti. Che cazzo è sta merda? Cos'è? Sembrano i computer che usavo in alternanza. A chance was taken, a chance was missed to not fight trainers and to persist, but a chance... Ok, forse effettivamente devo affrontare tutti gli allenatori. Il coso diceva tipo di doverli affrontare tutti, una roba del genere. Era una sorta di poemetto alla Leopardi per dirmi che devo affrontare gli allenatori. Comunque sì, effettivamente sto perdendo pochissimi punti esperienza e sta cosa non mi torna sinceramente. Attenzione, il maestro Muta è incredibile, è proprio lui, che cosa vuoi? Scusa, non era mia intenzione insultarti. Roar of Time sarebbe? Abbiamo un problema. Ok, calma. Roar of Time, se non sbaglio, è... Ok, sì, è Fragor Tempo ora. Con Mewtwo, che come sappiamo ormai, raga, è l'ultima sponda quando rischio di morire. Sì, però è di tipo metallo. È di tipo acciaio, no? Che poi mi picchiate. E non va bene quello che ho appena fatto. No! Ah! Ho voglia di imprecare contro Satana. Basta, Cristo, quanto male mi devi fare. No, ma devi mettere la difesa fisica. Fermi. Switcha. Oh merda, e mo? Proviamo con armi. In teoria con Fragor Tempo dovrei reggerlo con lui. E ok, sì. Ma non ho mosse. Iron Head, fagli un altro Iron Head per piacere. Reggi, ok. Abbiamo già perso un Pokémon, signori. Che bella la vita, dai. Ah cazzo, ne hai un altro ancora.
No, guarda che roba, Vespiquen. Fermi. Mandiamo Carla per forza, non ho molta scelta. Pure Delta, tra l'altro. Ok, inferno e incendio, l'abbiamo capito. Rockbreaker, no, figa, non puoi fallire. Non puoi fallire, buttalo giù, ti prego. Buttalo giù. No. Mi si è pure bloccata la ROM. No, che cazzo faccio? Sono impazzito, raga. Toglietemi la droga, cazzo. Toglietemela quando faccio ste cose. Ma porca puttana. Fermo. Ma Dio Cristo. No, guarda, un altro merda. Fermi tutti. Allora, devo uscire da sta palestra. Assolutamente, perché devo andare a curarmi e a fare un attimo di ordine mentale. Allora, dai. Breathe on, you don't have chance. E lo so, me ne sono accorto che non ho alcuna possibilità. Mi aprite come le cozze, porca puttana. Psychic, meno male che non sei ancora forma Lola, figliolo. Via, giù. Ovviamente regge. Dai, tanto devo andare al centro Pokémon. Cazzo, mi metto a risparmiare di Psychic. Davvero, raga, io non ho idea del perché io guadagni così poca esperienza. Prima ne guadagnavo molto, ma molto di più. Forse è aumentando con i livelli si affievoliscono, diciamo, i punti. Non lo so. Aspettate, fatemi parlare con questo prima. Ok, sì, devo anche esercitare. Sì, va bene. Sì. Avrei dovuto evitarli. Porco due, che due. Dai, ho perso due Pokémon perché non ho letto le istruzioni della palestra. Hashtag creepy idiota. Lo voglio proprio creepy finale con la I. Creepy idiota, tutto attaccato, tipo Jason francese. Dai, sono un celebro leso. Dio Cristo, ho appena scatarrato sul PC, Dio buono. Lo faccio troppo spesso, tra l'altro. Allora, depositiamo Phoenix, che ha avuto utilità molto molto ampia, devo dire. E hashtag Carla, devi darla, io voglio piangere. Allora, per i prossimi episodi probabilmente entreranno in team uno fra Delphox e Infernape. E io vi direi a Bobasno a questo punto, visto che tanto, cioè, altri non è che ne ho. Oddio, tipo roccia barra coleottero, Galvantula, volendo. O Zoroark, insomma, raga, vedrò cosa fare anche con MT e tutto. Tanto questa palestra qua, in teoria, con un MT bella dovrebbe darmela. Quindi Zoroark, volendo, è papabile. Si vedrà, raga, si vedrà. So solo che ho voglia di bestie. Tra l'altro qua mi sa che tipo molto surf qui. Cosa c'è qua sotto? Ok, sono andato qua semplicemente perché ho visto sta cosa bellissima. Non sto capendo. Ma... Non ho capito. Allora, raga, no, solo perché l'ho vista, sono solo curioso. Cioè, non spiegatemi sta malattia. Oddio, cos'è sta roba? Oh, sto male. No, ok, fermi, raga, questa qua la visiteremo poi. Prima la palestra, prima il dovere e poi il piacere. Porca la puttana. Ok, perfetto. Prima il dovere e poi il piacere. Wow, che cazzo era quella roba lì, raga? Non ne ho idea, però sono curioso anche perché vorrei fare la cattura. Ok, devo evitargli gli allenatori, perfetto. Buono sapersi adesso. Avrei potuto già mettere in squadra i Pokémon, ma non l'ho fatto. Come cazzo faccio a evitare questo qua, porca troia? È lì, ragazzi, non è che ho molta scelta, no. Psychic, evidentemente, raga, non ho letto benissimo le istruzioni prima della palestra, però vabbè, raga, dettagli. Nulla. Bidoof, minchia, grande. Sprecare uno psichico su un Bidoof penso che sia la più grande stronzata dopo fidarsi di Trenord, questo sicuro. Esperienza mia. Ok, perfetto, questo l'ho evitato. Questo non penso di riuscire a evitarlo. A questo punto li evito perché se effettivamente mi dicono di evitarle, converrà di evitarli perché sono allenatore. E quindi al femminile, no, al maschile, grazie. Signori, abbiamo un problema. Allora, fermi, calma. Psychic, tranquillo. Perché mi hai usato Psychic? Sei stupido. Iron Head. Avrei potuto fare anche Xyz. È quello, sì. Proprio lui, Xyzol. Madonna, raga, la dislessia oggi, purtroppo. Sono stato a scuola. Capite, mi sono anche stanco e non ho dormito tanto stanotte. Mi hai diminuito le difese? Ma tanto finché c'hai mosse normali non serve un cazzo, quindi ciao, è stato un piacere anche per me. Perfetto, grazie per l'esperienza esigua che mi hai donato. Direi che possiamo curarci due Pokémon e provare ad affrontare la palestra, anche se sento che la morte mi precederà.
Quello lì è un tavolo. Avete presente i tavoletti delle sale giochi, quelli per l'hockey? Ecco, uguale. Buongiorno. Benvenuto allenatore, sfidante. Io sono Diana, sono la capopalestra di Senen City. La palestra che io run si traduce con che io comando, in sostanza, che io possiedo, che io gestisco, ecco, gestisco, è basata sui sogni, in quanto mi specializzo sia sui tipi psico che sui tipi spettro. Spero che tu abbia trovato interessanti i miei puzzle, i miei trick all'interno della palestra, i miei... Quello! Se hai capito i miei poemi sono sicuro che... il cazzo! Ci ho perso due Pokémon perché non li capisco i tuoi poemi de merda! Puttanella! Oh, che bello giocare sui tavoletti da hockey. Sì, raga, sta cosa non ha senso. Ok, fermi! Dai, non puoi... Ma tu non puoi venirmi qua e dirmi sta cosa così, di pre-taker. Dai! Ma seriamente, guarda che schifo. Poi uno non deve ridere. Vabbè. Mi sono accorto adesso che hanno un livello altissimo. Oh cazzo. Ok. Mi sto facendo... Bastarda! Oh, muori. Godo. Godo tantissimo. Ok, fermi, però questo qua c'è palla ombra. Non l'ho considerata come cosa. Minchia raga, c'è un livello altissimo. Oh! Ah no, cazzo, ok, il bug. Minchia, ogni tanto mi prendo di quei coccoloni, raga, per sti bug che non ci avete idea proprio. Mi look merda. Merda. Future sight. No, non va bene sta cosa. Non mi fai switchare, no, perché c'ho min look, vaffanculo. Mo. Payback, non farti male. Ok, forse posso reggerne un altro di pallombra se me lo fa. Ok, fermi. Sì, giù, ok. No! Ah, eri morto tu! Aveva la vita giù! Aveva la vita a zero! Raga, l'avete visto, eh? Non sono impazzito! Aveva la vita a zero, ma ha trollato! E c'è ancora la mega questa da giocarsi! Merda! Swirlix, ma muori! Muori tantissimo! Mi fai schifo al quadrato. Ok, giù, perfetto. Dovrebbe averne altri due. Uno è una mega e l'altro è quello lì. Porca madosca, Mega Mewile. Come cazzo faccio a buttare giù Mega Mewile? Allora, dovrebbe essere folletto metallo. Quindi Iron Head, in teoria, dovrebbe avere un buon effetto. Se non un grande effetto, un buon effetto, ok, sì. Oh, perfetto, l'ho trollato, grande. Ho visto Sucker Punch, ho intuito come potesse andare. Reggi, ok, giù. Minchia, raga, se mi sento potente. Ok, fermi, però c'ho paura, quindi switch. Non si sa mai, raga. Siccome ho già perso due Pokémon, non ci terrei a fare altre figure di merda, grazie. Erba, che cazzo... Non ho capito cosa è successo, ma ho solo voglia di bestemmiare. Aiuto. Ah, merda. That's a fucking problema. Allora, fermi. Devo assolutamente utilizzare Candy come scudo per curare Armin, che è l'unico che ha mosse effettivamente super efficaci. Tra l'altro, forse anche Candy c'ha sintesi. No, scherzavo. Allora, switchiamo su Armin, che in teoria, raga, dovrebbe essere un counter molto buono. Se io, per non rischiarmi, faccio uno Sword Dance e poi gli faccio un X-Scissor, dovrebbe morire assolutamente. Vero? Non mi tradire, Armin. Ok, perfetto. Raga, Armin, che bella cosa. Ce l'ho dal 95 avanti Cristo, è fortissimo. Sembra che io sia stata toppled, non so cosa vuol dire, superata, sormontata, ecco. Immagino dovesse succedere prima o poi. Congratulazioni, ecco il tuo premio. Dreamland Badge. Oh, dammi una bella MT, ti prego. Oh, no. No, ci speravo più che altro in una mossa di tipo buio. Però se sei spettro e psico, come faccio a sperare in una mossa di tipo buio? Anch'io sono... No. Oh. Quello era il culto della perfezione. E raga, porca di quella troia, quella palestra di merda. Figa, chi cazzo è l'ingegnere? Gli stringo la mano e poi gli mollo una pugnalata nell'esofago, perché non è possibile sta roba qua. Allora ragazzi, dopo questo piccolo sclero, dopo aver perso due Pokémon, direi che... Sto sputando veramente a dismissione. Cioè, voi non avete idea! Non avete idea! C'ho la tastiera che è il lago di Bolsena. È il lago di Bolsena, porca puttana. Esiste il lago di Bolsena? Guarda, un'altra macchina sul PC, non ho parole. Ok, fermi.
Abbiamo due catture, suppongo, se questo è un luogo dove fare una cattura. La Mysterious Hideaway e la torre. Ora, siccome abbiamo bisogno di Pokémon e di scelte, ti prego! Il Pokémon di acqua ce l'ho già. Non mi serve molto. Però vabbè, lo prendiamo, raga. Più che altro, sì, gran Pokémon per Alligator, eh. Piace un sacco anche a me, però in questo momento forse non mi serve molto. Un po' come gli starter di tipo fuoco che sicuramente entreranno in team perché è morto Moltres, però al momento non mi servivano. Però direi di prenderlo. Cominciamo a pensare al soprannome perché, raga, non ne ho idea. Toto, dai, il coccodrillo. Sobek, dai, Sobek, ci sta. Stile Dio Egizio, mi piace. Molto originale, devo dire, lo chiamano tutti Sobek probabilmente, però sti cazzi, raga, sapete che quando mi viene in mente un soprannome non esito, cioè ho chiamato un Crustle Car, la vuoi mettere? Allora, entriamo in questa torre, dove suppongo ci sia una cattura da fare, ma in realtà non lo so. Cazzo è sta merda? Ah, ok, no, si cade, cioè ho sbattuto la testa probabilmente. Ma che cazzo? Oh, cattura, ok. No. Ma tra l'altro non ce l'ho già lui. No, che cazzo dico? No, mi sto confondendo col mio box di sole e luna, raga. Che cosa sto dicendo? Porca la puttana Eva, però. E nulla, raga. Penso che questa torre sia visitabile in futuro, effettivamente. Poi così, bug a caso, bello il gioco. E nulla, penso che la torre sia visitabile in futuro, quindi sti cazzi e nulla. Ho preso Litwick, dovevo chiamarlo Candela. Candela, fuoco, candela, lo chiamo birthday, lo chiamo compleanno, birthday. Ok, perfetto. E boh, nulla raga, direi che questo posto qua non mi ha riservato per nulla delle gioie, mannaggia a Valsoia. E nulla, sto impazzendo, torniamo in superficie, siamo a 16 minuti. Io direi, raga, che at this point, oltre a mettere in squadra ufficialmente un paio di Pokémon, anzi, mettere in squadra sicuramente uno fra Delphox e Infernape, che scelgo qui at the moment proprio, direi per il nuovo membro di andare a fare la cattura al nuovo percorso, in modo tale un attimo da deciderci. Allora, uno sicuramente tra Pizia e Francis. Allora, fatemi li mettere qui di fianco, ok. Anche Frost potrebbe essere un buon indiziato. Ora, Moltres, tu ad esempio non è che mi entusiasmi molto a livello di statistiche. Mentre tu sei già un pochino meglio volendo. Poi io Delphox, raga, l'ho rivalutato un sacco, sinceramente. Close combat, però tanto sei fisico. Sei fisico tecnicamente, però hai pochi EVS, questo è il problema. Fatemi confrontare un attimo le statistiche. Boh, raga, così a intuito direi Pizia, sinceramente. Anche perché, cazzo, le mosse sono un pochino meglio. Anche se il tipo però anche il tipo lotta. Boh, vado di Pizia, raga. Direi che la trovate anche già in sidebar. Lei è sicura? Mi spiace per Infernape, però, raga, ho controllato anche velocemente degli EVS in attacco fisico, che è la sua statistica in teoria migliore. Pecca davvero tanto. Purtroppo in attacco speciale alla natura, se non sbaglio, sfavorevole. Quindi non avrebbe senso, insomma, sarebbe come, non lo so, studiare filosofia come se fosse matematica, tratto da una storia vera. Ok, tu... io vi conosco, figlioli! Posso colpirmi un asteroide se non vi conoscessi. Allora, visto che proseguire mi sembra abbastanza azzardato, ma volendo si potrebbe anche fare, tipo per un breve tratto... E basta con questi starter di acqua, figa! Sono ovunque, porca puttana! Non metto in squadra neanche te. Cosa sto facendo? Capocciata. Dio buono, raga, ma che cazzo è? Ma tutti i starter sto trovando. Ma Dio. Ma io non lo so. Allora, fermi. Lui continua a utilizzare... Oddio, forse... sì, dovrebbe essere capocciata in teoria, però non mi sta attaccando, non lo so. Forse ha fallito. Ok, sì, evidentemente prima ha fallito. Prendiamolo in squadra. So anche come chiamarlo questo, raga. A proposito di filosofia, per l'appunto lo chiameremo Achilles, ossia Achille in inglese, che sarebbe letteralmente il protagonista del mito della tartaruga, che se non sbaglio ha fatto Zenone,
il mito della tartaruga, secondo il quale il movimento non esiste perché Achille non può mai raggiungere la tartaruga, in quanto ogni volta dovrebbe percorrere metà del tragitto, poi metà della metà, devi entrare, mannaggia, da là, va bene? Questo è il lago di Trasimeno sulla mia scrivania, Trasimeno, come a Cecina che ci sono le vie con i laghi, cazzo, entraci, porca da ma... Quando sei Mazzarri e sono 5 minuti che non entra lo Squirtle nella Pokéball. Oh, serviva il meme, memate signori, memate, che mi fate catturare i Pokémon. Tiny Turtle Pokémon, ok, perfetto, lo chiamiamo Achilles, perfetto. E tu vai nel box. Ok, direi raga che possiamo proseguire per un pochino, magari ci blocchiamo a metà percorso, tanto siamo a 20 minuti. San Cristo. Ok. Un tipo è arrivato con un Typhlosion. Ah, ok, mi sa che loro sono stati tutti aperti dal culto. Non vorrei dire una stronzata, ma penso che siano stati tutti aperti dal culto. Perché non mi affrontano? Oh, cazzo, le Dragon Ruins. Ok, raga, non ci conviene proseguire, perché le Dragon Ruins, se non ricordo male, sono molto, molto, molto importanti. Però, raga, la cattura io la proverei a fare comunque, perché ci serve un membro e... Spice is close. Mi viene da piangere. Dai, per piacere, ti prego, chiudo gli occhi. Aspetta, prima gen Victreebel. No, cioè, mi fai cagare l'esistenza. Spruzzo, me la fai cagare l'esistenza. Perché ho mandato te? Ossequi.